Ciao a tutti. Oh, di cosa vi parlo oggi? Vi parlo di questo libro qua, Comonu, Christos in Comonu. Qualcosa capiterà, vedrai. Il titolo può far trasparire dell'ottimismo, qualcosa capiterà, vedrai, coraggio, andrà meglio. Ma i racconti che troviamo in questo libro, un libro di racconti scritti nel 2010, i Comonu è greco, e nel 2010 la Grecia era piena di una crisi terribile, una crisi che era fatta di bollette non pagate, era fatta di licenziamenti, era fatta di tagli degli stipendi, era fatta di tagli nell'assistenza, era fatta di banche che si portavano via le case. Bene, in questi racconti di speranza non ce n'è. Sono racconti brevi, sono una dozzina di racconti, in ciascuno dei quali si parla di piccoli episodi, nulla di particolare, ma sono racconti circolari che non prevedono una uscita ottimistica dalla situazione. Raccontano di famiglie costrette in alcuni casi alla fame perché non sono nel pieno della crisi. Ecco, questi racconti, ognuno di questi racconti è un pugno nello stomaco. Io vi consiglio di leggere una alla volta, non insieme, sono brevi, magari qualche volta se ne leggono due o tre, no? Leggetene una alla volta e poi pensateci sopra, perché sono veramente pugni nello stomaco. Questa circolarità che io trovo in questi racconti, cioè non hanno via di uscita, non hanno un futuro, ma è tutto lì dentro, viene accentuata dal fatto che a volte utilizza l'autore da questo espediente, cioè ripete dei piccoli periodi, delle frasi, vengono ripetute più di una volta all'interno di questo, dei vari racconti. Sono molto belli, tutti sono belli. Ce n'è, volevo soltanto leggervi un piccolo pezzo di uno di questi racconti, adesso ve lo trovo, e il titolo è... Non trovo più. Le cose che si portavano appresso. Parla di alcuni anziani malati che devono passare la notte davanti a un servizio sanitario per farsi curare, per farsi visitare. E durante la notte accendono un fuoco, notte invernale, litigano, parlano, eccetera. A un certo punto, descrivendo questa situazione, il nostro autore dice: tutti portavano sulle spalle molti anni di lavoro, si portavano appresso privazioni, amarezza e sogni mai realizzati, si portavano appresso il peso del tempo che avevano condiviso con le loro mogli e i loro figli, si portavano appresso compromessi che avevano accettato, giuramenti ai quali erano venuti meno, si portavano appresso tradimenti che avevano, eccetera. A un certo punto erano persone povere, con debiti con le banche e bollette non pagate. Scusate, c'è qualcuno fuori dalla porta, ma va bene. Uno doveva dei soldi agli struzzini. Tre o quattro si portavano appresso biglietti della lotteria, schedine del Totocalcio, del Lotto e del Superenalotto. Tutti si portavano appresso segreti, peccati inconfessati e cose che di rado mai mostravano a qualcun altro. Vedete anche questo modo di scrivere, di ripetere. I titoli anche di questi racconti sono belli. L'ultimo che ho appena finito è Un pezzo alla volta mi rubano il mio mondo. Parla di una coppia che sono stati espropriati dalla propria casa e devono andare a lavorare in Bulgaria perché è l'unico posto dove possono andare. Ecco. Ripeto, pugni nello stomaco sono questi racconti. Christos in Comonu, qualcosa capiterà, vedrai. La casa editrice non la conoscevo, è Lit Edizioni, e all'interno di Lit Edizioni c'è Elliot, infatti sopra c'è scritto Elliot Edizioni. Ma insomma, un bel libro, ve lo consiglio veramente. È una descrizione di quello che succedeva in Grecia, una descrizione mediata dalla letteratura di questi racconti, che però più di mille, direi di mille indagini economiche, più di mille analisi
economiche o così sociali, sociologiche possono farla. Qua proprio l'angoscia di quella situazione emerge molto bene. Bene, buona lettura, ecco il libro. Buona lettura ancora.